Eccoci qui di nuovo in campo dallo stadio bianco per la gara tra Zenit San Pietroburgo e Nick Bari, gara valida per la seconda giornata del trofeo Carnevale di Gallipoli. Cambio cercato con il numero 23 Klushov in area di rigore, l'uscita da parte del portiere del Bari, sbaglia e il gol siglato dallo Zenit di San Pietroburgo con il numero 18. Si tratta di Ilin che porta in vantaggio lo Zenit di San Pietroburgo quando siamo al quarto minuto e 3-0-1. Come detto, il gol siglato dal giocatore dello Zenit, in effetti probabilmente qualche centimetro in fuorigioco. Conclusione da fuori area, c'è il raddoppio! Raddoppio con Krasiuk, riesce a siglare il gol del 2-0 quando siamo al quinto minuto. Tocco in avanti per il numero 18, si tratta proprio dello Zenit che va in avanti, conclusione e palo che nega la gioia del gol ancora del 3-0. Colpito Ilin sul fondo, mette il destro, arriva Krasiuk, il velo, la conclusione, la parata spettacolare da parte dell'estremo difensore del Bari, Lonoce, che 18 Ilin, autore del gol. Attenzione, la parata di Lonoce e la traversa colpita clamorosamente dallo Zenit di San Pietroburgo. Che non sia questo oggi contro uno Zenit che nei primi 5 minuti ha fatto la partita. Ecco qui ancora il recupero di Gukov, Santa Maria, bucato, e c'è il gol da parte dello Zenit di San Pietroburgo che va al 3-0 quando siamo quasi al termine comunque del secondo tempo. 22 minuti sul cronometro e quindi passa ancora una volta in vantaggio, triplice vantaggio per lo Zenit che va al gol anche con Gukov. Pallone dentro, eccolo qui, possibilità di calciare per lo Zenit, accentra il pallone, conclusione a porta sguarnita ed è il 4-0 dello Zenit di San Pietroburgo, autore del gol il numero 8 Krasiuk, che quindi sigla la sua personale doppietta quando siamo al termine davvero del secondo tempo. Quindi in realtà serve anche per far affaticare meno i giocatori stessi che sono impegnati in questo tipo di lavoro. Zenit di San Pietroburgo, ancora la ripartenza, lungo il pallone, la velocità da parte del giocatore dello Zenit che fa fuori il portiere, ma poi riesce a calciare e ad arrivare a siglare il 5-1. Stavolta è stato il 5-0, pardon, è stato il numero 17. Bocco e voi, 5-0. Siglato San Pietroburgo. Chiudiamo il collegamento con Gallipoli, davvero un ottimo Zenit. Nick Bari forse un po' assente nella fase del primo tempo dove ha pagato molto, nel secondo tempo invece ha soltanto confermato quanto di buono fatto nel primo lo Zenit.